La prima domanda è su Enrico Mattei. Fu tra gli imprenditori consultati da Olivetti ad accettare di buon grado la fondazione di un nuovo giornale, inizialmente nel quotidiano. Doveva essere un quotidiano. Perché poi non se ne è fatto più niente come il patron del Beni? Cioè, se il passo indietro è stato dalla parte di Mattei, che necessitava in quegli anni di un organo di informazione, e poi l'anno dopo... Era prima, questo fu prima dell'uscita del gioco. Il 1956, infatti. Al tempo stesso, però, immagino Mattei conscio del fatto che con personaggi come Benedetti ed Eugenio Scalfari, forte personalità... Che non li conosceva. Non li conosceva. Da lui credo che questo è avvenuto tramite, sì, Benedetti e Scalfari, ma così, che non li conosceva molto bene. Probabilmente è vero il contrario. Benedetti e Scalfari si sono un po' preoccupati di Mattei. Per quel che concerne l'autonomia della redazione? Sì. Guardi, a quell'epoca lì io non ero nemmeno nel primo gruppetto, sono entrato pochissimo dopo. Non ho idea di cosa pensassero, non credo che pensavano molto. Avevano voglia di fare un giornale e hanno detto: se troviamo anche i finanziatori è meglio. Poi con Mattei probabilmente si è creata una situazione dove Mattei non aveva tanta voglia di avere dei direttore, il vice direttore o il direttore amministrativo, come fu all'inizio Scalfari, con un tale desiderio di indipendenza. L'addio di Benedetti, nella sua biografia, parla di un ritorno alla letteratura, quindi la passione di un tempo. Scalfari invece, nell'intervista, parla di un direttore con delle crisi di nervi, impossibilitato a portare avanti un giornale. Ora suppongo che siano entrambe delle verità. Probabilmente tutte e due. Ma quale delle due spinse? No, lui voleva scrivere un romanzo, infatti è andato alla sua casetta in campagna, è stato per 6 mesi lì e dopo 6 mesi è uscito il suo romanzo, in cui teneva moltissimo, che non è un vero romanzo. Probabilmente in quel periodo prima ci furono molti contrasti con la redazione, non mi pare più in particolare con Scalfari. Infatti poi continuò, quando ci fu il direttore Scalfari, continuò per mi pare un anno. Sì, sì. Fino allo scontro della guerra dei sul fondo, quasi da direttore, che veniva fatto da Benedetti, e poi ci fu lo scontro su Israele. La guerra dei 6 giorni. Se lei è ancora del parere che abbiamo davvero rischiato grosso, cioè se davvero di golpe si trattava, oppure come afferma Nenni, peraltro sull'Espresso, nell'estate del 1967, del pericolo di un vuoto di potere che il mancato accordo tra socialisti e democristiani a Villa Madama avrebbe comportato. A un certo punto, per un giornale avere elementi validi per dire che c'è stato un colpo di Stato, quale maggiore scoop puoi fare? Infatti mi ricordo in quei giorni, ne dicono c'era la fila che comprava l'Espresso, cioè avevi. Ora, puoi dire forse che avendo elementi per fare una cosa si è fatta con un certo precipizio, e che poi alla fine, però alla fine sono venuti fuori tanti di quegli elementi che oggi puoi dire sì che c'era. Avevi un presidente vecchio, una situazione politica, Personale. Estrema qualità. Il fatto che questo presidente si sia rivolto al capo dei carabinieri è perlomeno non costituzionale, perlomeno ci fossero le liste di proscrizione, anche questo che poi si era sparsa la voce, per cui moltissima gente in quei momenti lì non dormiva più a casa. Da un settimanale ad un grande gruppo editoriale, cioè quando comincia a prendere forma questa... Ecco, col successo di Repubblica prima di tutto, poi con l'arrivo dei giornali locali. La catena della Finergi, no? E oggi, sì, la Finergi, che oggi in totale vendono insieme quasi quanto Repubblica. Secondo me c'è sempre. C'è sempre spazio. C'è sempre spazio. Anche quando comunque ci si trova
davanti a colossi come il gruppo L'Espresso, davanti a colossi come la Mondadori. È più duro, ma anche allora c'è. Anche allora c'è. Mondadori, Rizzoli. Erano dei colossi già esistenti anche. Mi ricordo che quando decidemmo di fare Repubblica, tutti, persone che ci odiavano, persone che ci volevano bene, avevano detto un gruppetto di pazzi.